prima di riconoscerlo nei più deboli. In questo senso, il cristiano è obbligato dall'amore ad andare verso gli altri. Ma questo obbligo, a mio parere, ce l'hanno tutti, anche chi non crede. Chi non crede può essere assolutamente in coscienza tranquillo se non credendo non va la domenica a messa. Ma se davanti a casa sua c'è un povero e lui non gli apre la porta, deve sentirsi colpevole, perché in quel momento chiude la porta dell'amore. In questo senso l'amore è ciò che coinvolge tutti, a qualunque dimensione appartengano, perché Dio è amore e dove c'è l'amore lì c'è Dio. In questo senso una chiesa autoreferenziale, lo dice Papa Francesco, il Vaticano è troppo vaticanocentrico, una chiesa troppo autoreferenziale tradisce il Vangelo e se stessa e non si salva. Papa Benedetto, Papa Francesco dice: preferisco cristiani che pure sbagliano ma che sanno amare i più poveri, perché lì c'è Dio. In questo senso sono totalmente d'accordo in questa prospettiva di impegno per un mondo più giusto, più solidale, più pieno di amore. E questo accade quando si parte più dai poveri che da se stessi. Francesco, la chiesa povera, cioè tutti
ti assumi la responsabilità di questa persona, te l'assumi. Allora, aspetta, la Chiesa povera, io ho detto, sono una scelta bassa, insomma, su questo non va risposto, ho detto, il mio timore è che come non c'è mai stato in 2000 anni, un Papa che assumesse il nome di Francesco, e diciamo pure, non 2000 anni, ma da quando Francesco è comparso sulla terra, cioè 800, 900, 800, da 800 anni si sono inventati nomi più incredibili, più strani anche. Ma Francesco, allora il mio timore è che, gliel'ho detto, un Francesco II non ci sarà. Perché dico questo? Perché la Chiesa, come tutte le istituzioni umane, ama il potere temporale. Lui non vuole, infatti vuole cambiare, ma per cambiare un'istituzione di quel peso che gestisce 1 miliardo e non so quante persone nel mondo, l'intendance suiverà, ma in questo caso l'intendance è preponderante, non è che gli offre, lui la Chiesa la concepisce come il popolo di Dio e i presbiteri e i vescovi che hanno cura di anime. Questa è la Chiesa per lui, non è la Santa Sede, non è la Curia, quelli forniscono i servizi, ma la Chiesa è quest'altra. E voi pensate che l'uomo è sempre un uomo, l'uomo è animato da desideri, da istinti e da desideri. L'uomo desidera il bene, desidera il sesso, desidera il potere, è uno dei desideri fondamentali. E voi volete che una Chiesa diffusa su 1 miliardo di uomini non stimoli il potere in chi la gestisce? Io me lo auguro. Direttore, posso chiedere se in alcuni passaggi Papa Francesco, quello sulla Chiesa povera, e di oggi la notizia che lo Iore ha chiuso 900 conti, almeno questa notizia l'abbiamo data a Corriere della Sera, il passaggio sul fatto che è stato fatto molto poco dopo il concilio sull'apertura alla cultura moderna, e anche un passaggio che ho trovato molto significativo di difesa o sommato di comprensione della teologia della liberazione. In questi passaggi tu hai letto anche, non dico una critica, ma una presa di distanza rispetto anche ai suoi predecessori. Lui la presa di distanza, io non ho nemmeno scritto questo, ma quindi non mi dico, ma lui dice che i successori del Vaticano II, dopo la spinta data da Papa Giovanni e la gestione di Paolo VI, non ha fatto progressi. Quindi i due papi successivi hanno avuto certamente altri meriti, ma non quello di avanzare verso la cultura moderna, tant'è che grazie Wojtyla, diciamo la verità, accantonò, quando accadde quell'episodio naturalmente espresse la sua solidarietà, ma poi lo rimosse, l'uccisione sull'altare del vescovo. La rimossa. Beh, insomma, non doveva perdere il santo. Non voleva, non c'è niente. Ma tu non sai più benissimo. Comunque,
lui mise fuori causa la teologia della liberazione. Wojtyla. E Wojtyla era un formidabile, oltre che santo, uomo di spettacolo, formidabile. E visitò tutto il mondo. Non si pose il problema di che cos'era la cultura moderna, perché era di cultura lui nasce, contadino polacco. Lui si pose il problema della libertà religiosa dove c'era la chiesa del silenzio, perché lottava per far parlare la chiesa anche dove c'era la chiesa del silenzio. Poi contrastò il capitalismo, il pensiero unico, dopo l'89, lo contrastò come lo contrasta Papa Francesco, che dice: io sono contro il liberismo selvaggio, io sono a favore del liberalismo con le regole e, se necessario, con l'intervento dello Stato. Oh. E Ratzinger, che comunque occupava la massima, però sulla cultura moderna lui ha detto che il più grande nemico della religione è il relativismo, mentre questo discorso di Papa Francesco, non voglio dire che è un inno al relativismo, ma accetta il relativismo come uno dei punti cardinali della cultura moderna. Quindi è da così a così. Questo è un Papa che sta facendo la rivoluzione. Purtroppo dopo le rivoluzioni il potere riprende. Il Papa è il fondatore della beatificazione di Monsignor Romero, la croce che porta al collo e la croce che ha tenuto Monsignor Romero in non soltanto in Argentina, ma in altri grandi possono martiri i cristiani, il mondo Rams, ma c'è una sua contenta caccia all'uomo, in Nigeria, non soltanto, quindi non è inutile ricordarlo. Si fosse davvero il tempo che Monsignor Romero doveva pensare. Con questo augurio che ovviamente comincia ad avere qualche sostanza, perché credo che credo sia a conferma di quanto diceva Eugenio sul problema e dell'America Latina e della sua adesione al popolo. Sarebbe bastato stare anche solo un momento a Rio de Janeiro, dove in effetti quello che tu dici ha preso carne. Cioè, Copacabana, 4 chilometri di spiaggia, gremiti all'inverosimile. C'era in effetti il popolo dell'America Latina riunito, tanto che Papa Francesco dice qui il primo miracolo è stato il fatto che un argentino è stato acclamato in Brasile. Per dire questa sua sensibilità, e in questo io credo che c'è una novità anche rispetto all'accentuazione passata, cioè la teologia e la pastorale di Papa Francesco sono molto più robustamente legate alla dimensione del popolo di Dio di cui anche lui si sente parte. A lui è lontano quello che invece normalmente accade in Occidente, per cui quando i preti o i vescovi parlano di popolo di Dio intendono i laici. No, lui in questo è profondo, no. Non nel senso profondo del termine, ma come normalmente sì. Lui non lo dirà mai. Quando Papa Francesco parla di popolo di Dio, lo intende con lui, con i vescovi e con i preti. È il famoso dono delle pecore. Questo indubbiamente
situazione che sta emergendo. Se noi pensiamo che fino al 14 marzo, fino alle ore 6, la Chiesa era andata per spacciata. Due ore dopo c'è stata proprio una risurrezione e continua adesso. Questo sta a significare che quella profonda intuizione di un popolo che cammina nella storia è profondamente rivoluzionaria. Tu Eugenio lo dicesti già ancora prima di scrivere l'articolo. Questo sarà difficile poterlo fare. Eugenio, io non lo so, ovviamente il caso è continuo, ma qui c'è la responsabilità dei cristiani nella storia. Quando ho fatto il viaggio in America Latina, voglio citare solo questa piccola esperienza, io dicevo ai miei amici cattolici vescovi: voi ora avete donato a Roma e alla Chiesa un Papa latinoamericano e vi siete orgogliosi, però ho detto anche loro: è una responsabilità gravissima la vostra di sostenere questa prospettiva, e che anche nostra. In questo senso, Eugenio, è vero quello che dici tu, sarà vero purtroppo qualora questo popolo universale di 1 miliardo di persone si lascia sopraffare non dall'amore per gli altri, ma dall'amore per se stesso. Se tutta la Chiesa diventa un americano, è un disastro.